Ciao ragazzoni, ben ritrovati su Rocker TV. Oggi si roccheggia, ma sono qua da solo? Dov'è? Non c'è Zeb, non c'è Dave. Vabbè, io vado avanti allora. Benvenuti a tutti quanti, ovviamente oggi parleremo, come avete visto se ci seguite sui nostri social, di tutto quello che si tratta delle maschere e i vestiti di scena. E quindi andremo a farvi vedere un pochino di curiosità, un pochino di quali sono quelle band che più ci hanno colpito dal punto di vista estetico. Perché come sapete, la musica è sta succedendo. Pronto? Che succede? Pronto! Dave! Ciao! Ma che gag succedendo? Non preparata! Ma di che delfino si sta parlando? Dan, allora, siamo andati... Aspetta che qua se no cade tutto. Perfetto. Io e il mitico Alfred siamo andati a vedere il concerto dei Black Label Society, che è una band che mi gasa molto. Mi piace molto perché c'è Zakk Wylde, che è uno dei miei chitarristi preferiti. Il caso voleva che suonasse una delle canzoni che c'è nel DVD che comprai tempo fa. E la canzone è Spock in the Wheel. In questa canzone dice la frase Made you feel, però che la pronuncia che sembra Delfino, Delfino, Delfino. E quindi voglio far rivedere un attimo. Andre, metti questa immagine che ho fatto al volo prima della puntata con Zakk Wylde che cavalca il delfino. Ma spettacolare, vuole vedere. Rimetti perché è bellissima. Ma l'hai fatta tu? Sì, l'ho fatta al volo prima di partire per un delfino. Ragazzi, spettacolare. E direi che merita una chiusura la puntata di nuovo con delfino. Allora ragazzi, benvenuti in maniera ufficiale. Oggi siamo io e Dave perché il buon Zeb è reduce da Firenze Rock, si è fatto tutti i giorni, quindi è crepato. Noi comunque lo salutiamo, gli mandiamo un mega bacione. Ciao, ma salutiamo ciao. Anche la nostra chat, la tua azienda, Francesco Banti, Loris, Fabio e tutti quelli che si stanno connettendo, anche perché io approfitterei per dire un pochino di cose introduttive, perché come sapete i primi 5-10 minuti servono per fare la tara. Abbiamo una notizia croccante, per una novità nell'ambito di Rocker TV, no? Mettili comodi perché oggi parliamo di robe belle. Ma io farei subito quella domanda che dobbiamo fare. Io aspetterei invece. Aspettiamo? Perché se no la gente si perde questa occasione. Vi diciamo solo che avete l'occasione di vincere. Ascoltate bene, di vincere in un biglietto per andare a vedere gli Offspring. Uno, se rispondete bene a una domanda che vi facciamo dopo, esatto, noi. Dopo e faremo un altro una domanda ad Open Space. Quindi seguite anche Open Space per portare anche un vostro amico, la ragazza, chi vuole. Soprattutto una ragazza, un ragazzo. Una ragazza, oppure Danny che lo invitate, viene con voi, lui vi porta i cornetti la mattina e poi vi porta sì, in braccio. Sì, io vi sveglio come farebbe una mamma. Vi do il bacino, buongiorno! E vi porterà al concerto degli Offspring su un delfino come Zakk Wylde. Meraviglioso, meraviglioso. Allora ragazzi, innanzitutto Dave, il topic di oggi è un topic che a me personalmente gasa parecchio. Non so te, Io non sono un grande esperto, quindi ti lascerò molto la parola. Allora ragazzi, voi come sapete, dietro le quinte, dietro a quello che succede nell'immaginario proprio collettivo di una band, c'è sempre tanto anche che riguarda l'immagine. Abbiamo fatto diverse puntate in cui abbiamo parlato un pochino di queste cose, ma alcuni hanno scelto di creare un immaginario per dei personaggi, quindi creare dei propri avatar in sé per sé, con delle maschere. Per dirne una random, l'altro giorno sono salito con questa, per dirne una random, Slipknot, che da sempre hanno creato un'immagine fortissima a tal punto che sono vestiti che vengono venduti per Halloween, hanno creato un brand incredibile. Ma sono tantissime le band che decidono di utilizzare, eccoli là. Madonna, quanto sono belli, che poi fra l'altro li aggiornano a seconda di quelli che sono i loro periodi di dischi e quant'altro.
sono cose molto molto particolari per ciascuna band. In primis perché a tanti di questi artisti durante le loro interviste hanno confermato che gli permette di recitare proprio un personaggio, riuscire oltre a che dare forza a quello che è, quello che vogliono comunicare attraverso il loro immaginario, che alle volte può essere in un modo horror, alle volte, anzi nel metal quasi sempre c'è qualcosa di spinto, però gli dà la capacità di proprio estraniarsi dalla persona nome e cognome che avevano sul palco e essere una persona totalmente diversa. E vedete magari persone, vi faccio un esempio, vabbè, uno che non ha esattamente maschere ma ci spinge molto per quello che riguarda il look, Marilyn Manson, ci fu un amico di un amico, non mi ricordo bene. Vedi che Andrea ha mandato un'immagine che avevo selezionato io. Esatto, è il concerto dove si vestì da Topolino, no? Perché una delle tecniche di Manson è proprio quella di dissacrare le cose che sembrano pure, no? Quindi Topolino, e poi si picchiava col chitarrista. Non so se ti ricordi quel live, ce ne sono un sacco di video. Non mi ricordi live in cui si picchiava col chitarrista? Sì, lui vestito da Topolino si incazza come un mostro contro come il Topolino. No, come Paperino, si incazza come Paperino. Però io, insomma, mi giunse questa notizia da un amico di un amico, insomma, che ci fu questo ragazzo che andò a intervistare qua in Italia anni e anni fa Marilyn Manson. Ebbe questa occasione perché Marilyn Manson si è fatto fare poche interviste perché personaggio controverso e quant'altro. Però cosa succede? Ha iniziato a fare delle interviste che riguardano quello che è il suo personaggio, insomma gli raccontavano tantissime cose, ed è venuto fuori una persona timida. E lui dice: Marilyn Manson timido. Ragazzi, dietro le quinte il personaggio non è quello che è sul palco, e quindi molti di questi attraverso le maschere hanno modo di riuscire a creare qualcosa, creare un personaggio, un'icona con la quale riuscire a dargli un carattere, sia dal punto di vista proprio musicale sul palco, fare spavaldi, essere creepy o quello che è, fino all'essere proprio artisticamente quello che vogliono comunicare. Infatti io ho conosciuto professionisti e amici che sul palco magari danno tutto loro stessi, sono molto scenici, e invece sono delle persone timide nel privato. Dei patatoni. Come Freddie Raven, infine, no? Vedete, bello con l'addome, il telaio che vi fa i suoi assoloni, e invece è un patatone nella vita di tutti i giorni. Marilyn Manson, Cheat Bounty, mi piace, questo mi piace. Allora raga, io direi che è arrivato il momento, visto vedo che sono i 43, dai, siamo abbastanza per potervi fare la domandona. La domanda del secolo. Allora ragazzi, domandona per... Fra l'altro io mi sono scritto tutto per non dire cacate, anzi serve un suono dalla regia, un suono potente. Ma questo è un suono di vittoria. Per un suono potente per concentrarvi tipo alla chi vuole essere migliore. Allora, un bel e andiamo. Ecco, piace. La domanda è: che lavoro faceva Noodle? Vediamo, chitarrista degli Offspring. Vediamo se riuscite a indovinare. Se non ci riuscite, dopo vi diamo un consiglio. Però vediamo se ci arriviamo. Diamo un indizio. Vediamo se ci arrivate così. Se mi dite qua in chat che lavoro fa il primo, ovviamente, che indovina che lavoro faceva Nudo, il chitarrista degli Offspring, vincerà un biglietto per gli Offspring. Un bigliettazzo. Comunque un applauso, cazzo. Un applauso. Comunque lo vedi questo plettro che sto usando? Sono Nachos. Lo vedi com'è grande? Sai chi li usa questi? Li usa un bassista. Questa è roba da basso, no, eh? Questo lo usa Daron Malakin di System of a Down. Gliel'ho visto suonare più volte. Vedi? L'ho visto suonare più volte. Lo usa? Daron Malakin dei System of a Down. Ha i plettri così. Una volta li stava mostrando ed erano così, belli giganti. Anzi, sai lui che cosa fa? Ogni punta la taglia in un modo diverso per suonarle
suonare parti diverse, quindi una strumming, una più precisa, una... Pensate, io li utilizzavo così grossi quando ci davo col basso, perché è un basso che il mio insegnante di basso lo chiamava cervo volante. Il cervo volante. Il cervo volante, fantastico. Bene, bene. Ma allora vogliamo vedere qualche contenutino? Io avevo anche qualche chicchetta sul concerto di Zach. Avevo preparato. Ma certo. Fra l'altro, stai portando la maglietta del concerto. Ragazzi, si è sentito ieri, ragazzi. HPV. On point, guarda lì, Black Label Society. Eh sì. Perché comunque io e Alfred siamo partiti dagli spalti, noi eravamo in alto, volevamo vedere il concerto come i pro per sentire. Perché, tutto... attenzione, dove si è svolto? All'Alcatraz, All'Alcatraz Milano, Fina. Una gran figata, proprio ieri. Ma com'era, scusate, il discorso clima là dentro? Ah, c'era un bel fresco. Un bel fresco? Si stava molto bene, si andavi nella calca, forno a microonde, sudavi, forno allucinante. Però, allora, come stavo dicendo, noi abbiamo iniziato a vedere il concerto da lontano, no? Come dei pro, dai, capiamo, vediamo come si sente il pubblico, no? Volevamo fare un po' quelli navigati. Poi ho detto, vabbè, ora suonano i Black Label, andiamo a vedere da un po' più vicino e ci siamo messi in mezzo alla calca. Poi hanno iniziato a pogare, dal pogo ho pogato anche io e mi sono trovato in transenna da che ero praticamente dove si prendono le birre, no? Al bar dell'Alcatraz, e ho visto metà concerto proprio in prima fila con Zach che sudava, e sudava lui e il giacchetto, no? Sai che lui ha un giacchetto di pelle, eccolo là. Sudava lui e il giacchetto, esatto. Come se il giacchetto vivesse di vita, esatto, propria. Zach sudava e il giacchetto sudava in maniera propria. E tant'è vero che quando è sceso anni fa, ho toccato il giacchetto ed era sudato. Quindi ve lo assicuro, stava sudando il giacchetto. E comunque, infatti c'è una storia che dice che lui quando appoggiò il giacchetto iniziò a camminare. E comunque, a parte che sembrava di vedere Gandalf che suonava. No, perché questo barbone. Poi a sto giro per questo tour ha deciso di mettere un kilt, no? Quindi teneva questa gonnona e vabbè, poi sai, lui è sempre stato molto scenico, molto tamarro, ha una linea di chitarre tutta sua, infatti stavo facendo una promozione di liuteria incredibile perché a ogni brano cambiava chitarre. Aveva quella doppia, aveva la V, dei modelli che sembravano più Les Paul, tutte con... Quelle sue grafiche, no? Quindi un po' psichedeliche, con molte linee cinetiche. Quindi un gran bel concerto. E quando faceva gli assoli mi emozionavo tantissimo, perché cioè, Zach c'ha proprio, a parte la velocità, ma tiene proprio quel suono blues, ha del gusto, quei vibratoni, veramente veramente molto bello. E poi c'è la canzone del Delfino. Del fine è meraviglioso. Quindi abbiamo un servizietto da poterci gustare. Purtroppo no, però lo vedrete presto. Vedete presto le interviste al pubblico dei Black Label Society. Penso settimana prossima, il tempo di montarle. Un'altra novità che non c'era prima nei concerti. Esatto, DCM800 a palla, esatto. Anche il suono. E praticamente quando suonava Indies River la dedicava a Dimebag Darrell, no? Per la sua morte. Essendo morto anche Vinnie Paul, adesso oltre al cartellone di Dimebag Darrell a sinistra ce n'è uno a destra di Vinnie Paul, e la dedica a entrambi i Pantera, purtroppo morti Vinnie Paul un po' più recentemente e Dimebag nel 2004, se ricordo bene. Vero, un figo. Quindi figo. Un gran bel concerto. Un Junkrat. Un Junkrat. Comunque non vedo ancora nessuno che abbia indovinato. Ancora nessuno, quindi gli diamo una mano? Non lo so. Gliela darei. Gliela posso dare io, Danny? Ragazzi. Ok. Non siate timidi, gli do la mano. Timidi, allora, io al pomodoro intanto. Noodles, ripetiamo, chitarrista di Offspring, faceva un lavoro. Che lavoro faceva? È lo stesso lavoro che ha fatto anche Kurt Cobain. Vediamo se ci arrivate così. E io proseguirei con la puntata, Dan.
Assolutamente, assolutamente. Allora, c'è stato un altro concerto fighissimo che ho visto questa settimana, sempre grazie a Rocker TV e a degli amici di Rocker TV che ci hanno dato l'opportunità di andare a passare la serata con loro, a intervistare il loro pubblico, che sono gli Octopus, quindi il mitico Eric. Allora, qui voglio un applauso. Ci vuole un applauso. Ellie Claire. Che cosa è successo al... Danny, pronto? Alfred, qui... Ander, qui c'è un grave errore di... Ah, è bellissimo! Aspetta, ti metto un dito in bocca. Ti sei dimenticato di tagliare. Abbiamo un vincitore. Chi è? Grande! Silvia Violet! Grande Silvia! Ellie Claire se n'è andata vicino. Aia, un addetto alle pulizie, però bidello è più preciso, quindi io direi che vince Silvia. Silvia, scrivici o su Instagram in privato o su Facebook in privato per metterci d'accordo, così ti invieremo i biglietti, il biglietto per vedere gli Offspring. Tra l'altro con i nostri amici Pancreas suoneranno gli Offspring. Davvero? Sì, ci saranno anche i Pancreas. Allora ragazzi, vi raggiungo. Pronto! Comunque stavo dicendo, ho visto un altro grande concerto, il concerto degli Octopus, capitanato dal nostro amico Garrincia, bassista delle Vibra, e abbiamo anche un servizietto che ho fatto io, me medesimo, del backstage di questa giornata incredibile. C'era Garrincia che faceva gag su gag. Let's see what we got. Pronto. Qua trovo un sacco di amici in questo muretto, come ad esempio Alessandro Famozzi, che è il mio manager. Abbiamo Paolo, tutti amici. Poi abbiamo il mio amico Cesare, Negrita. Questa dovreste conoscerla, quella ragazza sensualona di Niva. Abbiamo quattro batteristi, di cui tre veramente importanti della storia della musica italiana, e Mario Riso. Il setup è molto essenziale, c'è poca roba, ma buona, aspettativa molto alta e non ti resta che mangiare qualcosina, bere qualcosina, poi fatto. Siamo qui tra chitarre, accordatori, di ultime preparazioni prima del live, e ovviamente c'è la scelta dell'outfit, no? Che io ho messo questi così, sono un total look Armani in questo momento, non sono stati apprezzati perché sono dei pantaloni da donna. Ma sentiamo questa stanza, che è il bagno tra l'altro. Oh, buonasera. Tu fai parte della band? Sì, io sono il batterista. Hai qualcosa di molto toco da dire così sui due piedi? Ma guarda, ero qua dentro a verificare la condizione di tutti gli uccellini che abbiamo portato. Ho visto delle gabbiette qua dentro. Sì. Dal suo appartamento situato in Lombardia, Milano, Marco Cosma Carusino Viniera. E oggi è ospite degli Octopus. Questa cosa nasce da una contrattazione, diciamo, c'è un deal economico importante dietro. Sicuramente sì, mi offriranno soltanto la cena. Ed è già, secondo me, qualcosa di grandioso. Con chi hai concluso questa trattativa della cena? L'ho conclusa con il Ripoman. Ah, col cantante Ripoman. Oh! Ecco! Buonasera. Mi sto concentrando sull'allevamento di uccellini di piccola taglia. Hanno fatto una pucciolata di uova che sono accidentalmente adesso. Non ci resta che salutarvi. No alla caccia dei tenuti. Se volete cacciare, cacciate mammiferi o anfibi. Ti vorrei un bibitone, un beverone con la fruttato. Ragazzi, dobbiamo andare a suonare. Aspetta, stiamo facendo, raga, facciamo una gag bellissima. Mamma raga, quanto spaccavano e che groove avevano.
Che bomba, ragazzi! E eccoci qui. Comunque, raga, a parte le risate, come dicevo prima, un groove esagerato, cioè un progetto validissimo. Cioè, per favore, fatelo per voi, andate a ascoltare il nuovo CD degli Octopus. Nice. Posso avere un applauso per il montaggio che ho fatto di questo servizio? Beh, effettivamente, sai che lo stavo per dire? L'hai fatto tu, Dave, bravo. Sì, l'ho fatto io. Però hai avuto anche molto gusto sui tempi di canzone. Grazie, grazie. Col boom di basso, bravo, bravo, molto bravo. Bene. Allora, Silvia, sì, contatta la pagina ufficiale di Rocker TV, sia Facebook, Instagram. Esatto. E noi ti invieremo il biglietto. Scrivici e, su Instagram. E anche il numero di Dave, ovviamente, ti invierà poi i dettagli, insomma. Sì, 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 se vuoi delle gabbiette per uccelli, io, Garrincia e Octopus stiamo aprendo una società e quindi se hai bisogno, cioè non si sa mai, non è così una cosa detta a caso, chi non vuole un pennuto in casa? Esatto, beh io ne ho uno inseparabile che si chiama Jack, che è iniziato Jack lo squartatore perché mordeva di brutto, poi si è addolcito e è diventato Jack Sparrow, insomma. Un giorno farò una live, una diretta con Jack, sperando non mi smangiucchi figli e cavi perché mi spacco una testa. Io ho visto tutto il tuo zoo, Danny, ho visto Giove, Jack, i due gatti e le galline, Babu e Milù. E comunque, ritornando al servizio degli Octopus, non era a caso perché il mitico cantante Repo Man aveva uno stile niente male, che ricordava un po' gli anni 70, e nel servizio dice che era criticato dai goofy che andate a vedere lì il concerto perché era vestito da donna. Invece spaccava, aveva davvero molto molto stile. Collegandoci al discorso, ragazzi, iniziando ad andare un pochino dentro al topic, è proprio questo, il fatto di avere dei vestiti che ti portano a dare supporto alla musica, perché ovviamente io l'ho sempre vista così: l'immagine deve riuscire a raccontare ed essere un veicolo, che poi per quello che esistono anche i video, deve essere un veicolo per far arrivare il messaggio e quello che c'è nell'immaginario della musica, anche perché se ci pensate è una cosa che non è essenziale, ma alle volte riesce per alcuni gruppi ovviamente a dare quella spinta in più che per tanti fa la differenza. Cioè, io non voglio sminuirli, perché musicalmente sono sempre stati incredibili, però gli Slipknot senza le maschere sarebbero gli Slipknot? Questa è una domanda che faccio anche per tutta la chat. Questa è una domanda che faccio anche per tutta la chat. Ditemi anche voi cosa ne pensate. Perché secondo me... Ma... Sono baffi. Che papa. Allora, no. Allora, ragazzi, io ho anche tirato fuori alcune band che ha in questo momento la regia, che hanno un vestiario, delle maschere, delle cose. Quindi vorrei farveli vedere e io direi di partire con la prima band. Partiamo, parto. I Lordi. Vediamo un po' poi. Lasciaci sotto così. Riesci a farci spuntare che così ne parliamo. Eccoli là, va che belli. Guardate che roba. Allora, io e Lordi, sai, Dan, li ho approfonditi da poco. Sì. E praticamente pensavo che facessero un altro genere, perché no, avendo questo stile, invece fanno rock anni 80. Glam, sì, 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 hard rock. Loro si definiscono hard rock. Hard rock. Però regia, riusciamo a metterli di nuovo e noi davanti? Però con questa con questo occhiolino all'horror, no? Sono questo occhio un po' all'horror, però come più tema. Di un occhiolino, più di un occhiolino. Loro, io ho una band che ho scoperto quando andavo alle medie, perché loro, ragazzi, dovete sapere che per chi ovviamente non li conoscesse, un tot di anni fa, e non mi ricordo quando, praticamente loro vinsero l'Eurovision. Sì, con Hard Rock Alleluia, che avranno
bellissimo, ragazzi, fecero, insomma, diventarono strapopolari. E io mi ricordo la mia prima gita che feci all'estero alle scuole medie, andammo in Inghilterra, Virgin, negozi di dischi, e mi comprai a Rockalypse. Ed ero un fan sfegatato, perché hanno fatto in realtà un sacco di brani strafighi, hanno fatto tantissimo sui loro personaggi, tant'è che hanno anche realizzato un film horror totalmente dedicato coi personaggi, perché ovviamente adesso non starò qui a spiegarvi personaggio per personaggio, noi regia vero non riusciamo a mettere più l'immagine dietro, eccoci qua, grandissimi. Ovviamente hanno dato un, come vedete, un determinato come si dice, character. C'è il chitarrista che allunga la doll, ce ne sono tantissimi, non riesco a descriverli tutti quanti, però loro sono una band che hanno i costumi più, secondo me, studiati, perché loro vanno così sul palco in tour, ore e ore di make up, però li vedete sul palco così, cioè questa qui è una foto, non è una ricostruzione del PC, loro stanno davvero così, proprio che il chitarrista, vedete che penso anche la tastierista, il batterista, insomma, chi deve suonare tiene le mani libere, con le dita libere, mentre invece il mister Nordi al centro, ma con le dita e le mani gigante, lo vedete tenere il microfono così. Mister Nordi. Fortissimi. Che però, attenzione, Simone Clementi dice dal vivo i Lordi puzzano di plastica bruciata, fantastici. Allora, loro secondo me si sono ispirati a una band che è arrivata molto, molto, molto prima. E la band in questione sono i Guar. Se riusciamo a metterli, guardate che roba. Questi sono i Guar, una band che loro un po' più incentrato sul bravo Jack and the Bass, bravissimi. Un po' più cartoneschi forse loro. Un po' più cartoneschi, però ragazzi, cioè guardate come cazzo salivano sul palco, come salgono, perché attenzione, tra l'altro hanno fatto uscire da poco del materiale nuovo. Sembrano dei cattivi di Spyro, Sì, hanno un anche da non so, i Men, non so se rendo l'idea. Però è una band che è attiva dall'84, ragazzi. Dall'84, quindi insomma, anche loro sono riusciti a dare sfogo alla loro creatività e portare sul palco e nei loro video un immaginario che riesce a farli recitare dei personaggi. La prossima band che invece voglio farvi vedere sono i Mushroom Head, anche loro in attività da un bel po', mi aiuto con internet perché non mi ricordo da quando, dal 93. Ok, loro non li conosco proprio. Loro sono fighissimi, ragazzi, ve li consiglio, molto più sul nu metal sperimentale, però loro iniziavano a suonare che io venivo al mondo. Guardate che maschere bellissime. Loro sono fortissimi. Con vari richiami a varie culture diverse, no? Qua vedo. Sì, c'è il romano, sì. La Banshee, il demone con la corona di spine, insomma. Bellissimo. Sono veramente fighi, veramente fighi. Bene, Dan. Te ne farei vedere una che ho scelto io. Vai, sono curioso. E allora, il loro costume... piacciono questi scambi culturali. No, ma li conoscerei bene, quindi ci facciamo una chiacchierata su di loro. Loro sono i Sabaton, mandiamoli. E più che i loro vestiti, farei caso alla loro scenografia, ragazzi. Loro hanno un carro armato lì, cioè il batterista suona su un carro armato. Sì, è fantastico. E io praticamente li ho visti all'Alcatraz, è stato forse il mio ultimo concerto bello grosso prima della pandemia. E praticamente avevano ben tre camion, anzi 5 fuori dall'Alcatraz. Porca vacca! E hanno detto che tre erano ancora pieni perché
Non sono riusciti a mettere non tutto. Non sono riusciti a mettere tutto. Quindi hanno svuotato solo due camion. Quindi hanno fatto. Io so che cosa avevano allora. Secondo me, perché qua in Italia, soprattutto nei locali al chiuso, è vietato. Avevano uno spettacolo pirotecnico, esatto. Ok. E praticamente c'era questo carro armato. Poi aveva una tastiera e ci avevano costruito intorno un aereo tipo. Però quegli aerei vecchi, tipo aeronave rosso. Perché c'era l'assolo, mi ricordo, del barone rosso, lo chiamavano. E praticamente una figata che mi ha detto un mio amico che è molto fan dei Sabaton, che praticamente vedete questo gilet a mo' di Thor che ha il cantante. Certo. E praticamente alla fine di ogni concerto un fan e il cantante dei Sabaton si scambiano questo gilet. Perché praticamente i Sabaton cosa fanno? Vendono tutti i loro vestiti di scena anche nel merch. Quindi mi ricordo che vendevano i loro pantaloni militari, il gilet, oltre che le magliette. E quindi cioè delle macchine di marketing che non vi dico, cioè, c'era di tutto, raga. Cioè alla fine del concerto hanno fatto cadere dei coriandoli con l'iconografia di alcuni loro pezzi, con delle citazioni anche, e infine hanno brindato con dei bibitozzi sempre marchiati Sabaton, quindi un concerto veramente spettacolare, dei bravissimi. Jack and the Bass dice: c'ero anch'io quel concerto dei, comunque il carro lo montano e lo rismontano, anche secondo me era il per tecnico è rimasto nel camion, mi stesso fil basso. Sì. C'erano anche davanti, mi ricordo, c'erano i sacchi di sabbia e il filo spinato. Fantastico. E poi c'è una particolarità dei Sabaton, che la maggior parte delle band power metal di solito hanno dei cantanti tenorili. Quindi sono sempre in alto, invece lui è molto baritonale. Quindi sì, è vero. Questo marciotto qui che parla un po' così, che canto. E poi direi che anche a livello di capelli non è power metal. No, no, lui è power e basta. È power e basta. Beh, recentemente hanno fatto uscire. Non so se è recente. Sì, sa recentemente hanno fatto uscire un video, ragazzi, che appunto parla di sto carro armato. Limiti fra il trash e il bello, non riesco a capire se è apprezzabile o meno, però okay. È incredibile. C'è anche un quest'anima, loro parlano di storia stessa del loro carro armato, arriva e nelle ere fanno le guerre, insomma. Loro hanno anche un programma dove parlano di storie di guerra. Sì, vabbè, non mi ricordo qua, comunque una figata. Dai, andrei avanti. Ma allora un'altra band che volevo farvi vedere, che recentemente hanno smesso di utilizzare le maschere, sono gli Hollywood Undead, una band bellissima, fighissima. Eccoli qua, loro per tantissimo tempo hanno utilizzato queste maschere, tuttora ancora le usano, magari più nei videoclip o in qualche momento, però hanno mostrato la loro faccia, insomma fanno lo spettacolo anche, insomma, più delle volte senza. Loro sono una band, potremmo dire nu metal, metalcore. Sì, nu metal, dai. Sì, una roba del genere, praticamente mischiano fare. Comunque c'è tanto rap e tanto metal. Vi consiglio Heart of Champion, in cui vede loro con featuring il cantante degli Last Nine Kill e Jacoby Sheddix dei Papa Roach. Io, ragazzi, un brano così proprio. E loro hanno proprio esatto, e loro hanno fatto praticamente tutto l'inizio della loro carriera così, quindi c'erano maschere che rimandavano a quello che era il wrestling messicano, chi invece semplicemente adesso sono anche un po' di meno. Alcuni della loro crew avevano proprio la bandana stile gangster, insomma avevano questo stile molto street, perché appunto volevano fare un qualcosa di non troppo estremo, volevano mantenere quello che è l'immaginario metal, quindi un qualcosa di che potesse avere un impatto bello bello cazzuto, però allo stesso tempo un qualcosa di street, molto molto da strada, ok? No? Esatto. Bene, bene.
Un altro che invece ha fatto della sua immagine un vero e proprio business, ed è fresco, è nuovo, un businessman come anche un talento che sta andando nei primati mondiali, sto parlando degli Slaughter to Prevail, quindi il mitico Alex Terrible. Eccoli qua. Questo è mascherone. Band Deathcore, direttamente dalla Russia, ha creato questa maschera che ha fatto lui e un artigiano, perché dovete sapere che comunque, per dire anche solo il tipo di livello di band, parlando da Slipknot a Slaughter to Prevail, è come dire lo stadio di San Siro e il campetto dell'oratorio. Sono molto una band molto affermata, sta girando eccetera, ma quindi lui ci tiene molto a questa cosa della maschera, perché l'ha creata lui, ha fatto un brand, ha fatto la Satan. Che tra l'altro ha una particolarità questa maschera, che segue il movimento della mascella, sì, no? Almeno la sua. Assolutamente, questa è la cosa figa, perché quando tu lo vedi sul palco con la maschera dici vabbè, vedi una roba così dici vabbè, poi vedi che al momento in cui inizia a urlare, le fauci si aprono e quindi esce il suono, dovete sentire la voce che ha, esce lo scream più forte, perché lui attualmente è, penso, lo screamer più potente da un punto di vista di low bass, di growl. Dopo un po' di metal. No, ma che mai. con questa maschera e anche in realtà anche il corpo, ragazzi, lui ha voluto fare del suo corpo l'immagine principale, perché lui si il più delle volte si esibisce in pantaloncini da calcio, scarpe e due pettorali così, ha fatto l'investimento delle palle di addominali grandi così, perché ragazzi lui è una bestia, è arrivato ovunque e recentemente si è anche scarnificato, giusto? La scarnificazione, sì, che gli fa una cicatrice recentemente, ragazzi, non so se sapete che cos'è la scarnificazione, è un processo per la quale ti fai una cicatrice pensata. Io quando l'ho visto sono rimasto malissimo, perché per me è terrificante. Body art, per chi... Cioè no, nel senso, mi è sembrato estremo. Cioè io quando ho visto sta roba ho detto che cazzo è. Però le cicatrici sono fighe, no? Poi, ma no. Ma sì, ma te la puoi vendere con le ragazze, no? Ho combattuto con uno squalo. Ma non è, ma lui non se la venderà mai. Cioè, io se un pirata mi dice così, uno che va al largo a pescare, dice guarda, ho combattuto contro il mostro di Loch Ness. Ma dove lo devi spiegare adesso, dove pensi di trovare un pirata, ma che ti fa proprio ardere. Beh, al mare, non, tu al non hai mare, è pronto. Cioè, beh, io ragazzi, ogni tanto faccio una scappatella al mare, faccio la mia surma, faccio e trovi dei pirati proprio. Sì, sì, pirati incredibili, senza occhi, senza gambe, le gambe di legno. Fantastico, fantastico. Comunque, Slaughter to Prevail hanno creato appunto, anzi lui, Alex Terrible, ha creato questo brand che poi lui sta rivendendo parecchio queste maschere d'artigianato a tutti quelli che sono i loro fan, e adesso questa immagine di questo demone è il loro cavallo di battaglia, la loro icona, il loro logo. Tanta gente se l'è addirittura tatuato. Mi ricordo che poco prima del Covid, se non vado errato, lui andò giù di testa, perché però era anche contento perché era sintomo di fama. Iniziò a vedere dei fan, della gente che ripostava ripostava se stessi con la sua maschera, oppure siti cinesi che stavano iniziando a riprodurre durante il periodo di Halloween queste maschere in plasticaccia, e lui invece fa una roba fatta bene, cioè tu la compri, penso le venda tipo 300 euro, una roba del genere, una maschera, ma è un lavorone d'artigianato meraviglioso, belle anche le edizioni gold, proprio placcate in oro, in argento, cioè è una roba... è un bel oggetto collezionistico. È un oggettone, però appunto lui dice, quando vide nei siti cinesi tutte queste maschere qua, dice non so se essere contento o triste, scontento perché stanno facendo un sacco di soldi alle mie spalle. Ma ti è capitato un aneddoto simile recentemente, no Dan? Come, scusa? A te è capitato un aneddoto simile?
un cinesate degli Elan, giusto? Non lo so se... Insomma, io mi sono ritrovato un fan che mi ha mandato una foto del mio disco dicendo l'ho trovato in una, bancarella a Napoli. Scusa, che cazzo stai dicendo? Fammi vedere, ma ho dato la foto. La tua distribuzione arriva anche alle bancarelle a Napoli. Ah, però vabbè, va bene così, bellissimo. Prima o poi mi vedrete anche con una maschera. Dai, ma comunque è un ottimo segno, no? Quando ti fanno il pezzotto a Napoli vuol dire che sei veramente arrivato, no? Sì. Però non sono arrivato, sono ancora qua nella mia cameretta. Vabbè. E poi l'ultima band che in realtà negli ultimi anni ha fatto il devasto e sta portando avanti anche loro un immaginario incredibile sono i Ghost, ragazzi. I Ghost. Che penso che tutto lo staff di Rocker TV che in questo momento è online con noi sia fan, se non sbaglio, o se non ricordo male doveva andare a sentire i Ghost recentemente. Però guardate qua, bellissimo, Papa Emeritus. E tutte queste cose poi le riportano anche dal vivo, quindi non sono soltanto cose che riguardano tutto quello che è foto o videoclip, sono, è proprio un immaginario che poi riportano sul palcoscenico. Un'altra band sono i Batushka, per dire che vabbè, qui non abbiamo una band che fa proprio una sorta di messa nera sul palco, che porta gli incensi, gente con i cappucci tipo alla Nazgul. Cioè le band, ragazzi, sono veramente tante quelle che decidono di fare questa cosa qui. Io li rispetto moltissimo proprio per una primo per un fattore come si dice del tipo di immagine forte che portano, perché sapete tempo fa c'è stato impatto veramente visivo. Sì, tempo fa c'è stata veramente una grossa faida proprio su di Slipknot, che dicevano vabbè quelli c'hanno le maschere, oppure insomma che si diceva che tutte queste cose sono legate per attirare l'attenzione più facilmente. Io non sono così d'accordo in realtà, poi magari ditemi anche voi chat cosa ne pensate, perché ragazzi, per fare una roba così innanzitutto devi pensarla, quindi non stai soltanto facendo vado sul palco con la parrucca così ridono. Cioè qui allora, è creare qualcosa, me, tutte le band dell'immaginario della band. Tutte le band cercano di creare un immaginario, anche la band pop punk ha studiato il fatto di voler rappresentare dei ragazzi che vanno in skate, che vanno al centro commerciale americano, cioè qualunque cosa è studiata e costruita attorno a delle persone che vogliono reincarnare, non so, un personaggio sia fantasy che più urban. Certo, certo. Io sono convinto che serva una disciplina di livelli cosmici, perché se ci pensi queste persone devono andare sul palco tutte le sere con queste cose e cioè come i cosplayer, no? Se ci pensi hanno i costi quadruplicati quando sei agli inizi e non hai neanche i truccatori ti devi arrangiare, insomma. E infatti i primi live di Marilyn Manson non erano mica conciato come al solito, no, quelli che hai fatto vedere anche te. Sì, 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 esatto. Comunque esatto. Dan, io farei vedere un altro maestro, anzi degli altri maestri della città per quanto riguarda i live, che sono i Rammstein e Tim Lindemann. Oh beh, un grande appassionato è proprio Andrea, che ha in regia, che sta mandando tutte le immagini che vedete. Loro fanno molto spettacolo pirotecnico, no? A un certo punto lui caccia lancia fiamme come bottigliette d'acqua sotto il palco. E poi c'è una roba bellissima che non so se la potevamo far vedere, no? Lui c'ha il cazzone che spara sul pubblico, no? L'hai mai visto, Dan? No, io sono solo che ha fatto la sua marca di dildi, ma... No, lui c'ha proprio un cazzo enorme, cioè non lui... Una macchina che è un cazzo che spara roba sul pubblico. Fantastico. No, non devi andare a vedere. Io vidi questa foto di un loro live negli ultimi tempi in cui tipo la costruzione scenica arrivava anche oltre al palco, tipo come se fosse una sorta di
di industria, no? Che c'erano queste ciminiere che sparavano fuoco anche al centro della location. Cioè, si prendevano proprio tutta l'area, in maniera che tutti vedessi uno show un po' a 360, quindi non solo diretto verso il palco. Okay. Penso di... cioè... però sì, Ramstein, ragazzi, tanta roba. Io vedo qui che siamo quasi... quasi in chiusura. Quindi siamo arrivati direi in chiusura, ragazzi. Direi di fare tutte, di dire tutte le cose che si dicono quando si chiude. Quindi no, non è solo cose che si dicono quando si chiude, perché sennò la gente rimane qua, non rimane qua e non ascolta. Ma in realtà volevo dirvi che se volete supportare Rocker TV, esatto, se abbarvi in maniera gratuita con Amazon Prime, e questo mi toglierà tutte le pubblicità, vi consiglio di seguirci sui nostri social per poter conoscere in anticipo tutte quelle che sono le nostre attività, le attività live direttamente sul canale Twitch, un po' di retroscena, tutti sono in retroscena, e soprattutto anche quelli che sono appunto concorsi, cose di questo tipo live, perché adesso cominceremo, ragazzi, a fare, a portare Rocker TV nelle piazze, a portarlo a casa vostra direttamente, quindi insomma un like è come dire, è gratuito e vi porta tanto knowledge su quello che è Rocker TV. Se vi trovate a Milano probabilmente saremo lì con le telecamere per intervistarvi, perché stiamo avendo tante opportunità per andare a vedere i concerti e potervi intervistare, oltre che alle band. Comunque, un'altra cosa molto importante da ricordarvi è che per vincere bere tanto amore, usare il cuore nelle cose che vi piacciono, le passioni sono una cosa importante, giusto? Era questo che volevi dire, no? Bevete tanta acqua, cioè, no, non uscite nelle ore calde. Volevo dire che per vincere il secondo biglietto degli Offspring seguite Open Space, perché ci sarà un'altra domanda e potrete vincere una premiazione. Sarà alle ore 19. Questa volta presenteremo un nuovo DJ, che è Arianna, che è la cantante chitarrista di Sicko Spacco, e ci sarà come al solito la simpaticissima Veronica. E vai, quindi, e vai. Io direi che è stato un piacere, tesoro, ed è stato un piacere. Tu vuoi aggiungere altro, Dan? Ragazzi, non aggiungo altro se non rock and roll. Grazie per essere stati con noi. E vorrei... lascio a questo punto la chitarra a Davis. Io vorrei chiudere con il delfino. Si può, Andrea? Si può chiudere col delfino? Eccola là. Ok. Ciao ragazzi, alla prossima!